L'Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano, sede associata di Marugio, ha ospitato un evento speciale dedicato alla figura di Aldo Moro, politico, accademico e giurista, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. L'iniziativa rientra nel progetto Moro Vive, voluto dal Consiglio regionale della Puglia, sezione biblioteca, comunicazione istituzionale, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale Pugliese, per mantenere viva la memoria e diffondere il pensiero di Aldo Moro. Relatore l'onorevole Gero Grassi, politico giornalista, autore di numerosi libri su Aldo Moro, in uno dei quali ha svelato la verità sull'assassinio dello statista pugliese, un impegno instancabile che l'onorevole Grassi porta avanti ormai da 10 anni. L'importanza del ruolo di Moro nella storia italiana si comprende partendo dalle condizioni in cui versava l'Italia negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale, delineando il contesto nel quale il politico pugliese ha avuto un ruolo attivo nel cercare di portare avanti una prospettiva di miglioramento per tutti gli italiani, riconoscendo loro, in primo luogo, la dignità di persona. La persona prima di tutto. E la citazione che esprime meglio il suo modo di essere docente, ma anche politico. L'importanza di Moro è la visione di uno Stato nel quale attraverso la Costituzione noi siamo persone con tutti i diritti, libertà personale, libertà religiosa, diritto allo studio, diritto alla salute, diritto all'informazione. L'importanza di Moro è la costruzione di uno Stato nel quale noi siamo cittadini e non sudditi, protagonisti di un cambiamento che ha visto il nostro Paese passare dall'età media di 40 anni, dopo guerra, a 85 oggi. L'importanza di Moro è anche la verità sulla storia d'Italia, passando da Piazza Fontana, l'Italicus, la strage della stazione di Bologna, tutto parte e torna a Moro. Per troppi anni è stata negata la verità, l'inchiesta della Commissione Moro 2 ha ristabilito verità scomode, ma tutte di questa nostra Italia. In questo percorso, per Aldo Moro, era fondamentale il ruolo dell'istruzione e del diritto alla salute, principi che lo hanno guidato nel lavoro eseguito come rappresentante della Democrazia Cristiana nell'Assemblea Costituente. Il suo successivo impegno politico è avvenuto sullo sfondo della Guerra Fredda e della divisione del mondo in due blocchi contrapposti, in base al pensiero dell'onorevole Gero Grassi, basato anche sulle inchieste da lui condotte. Come membro della Commissione Moro, la volontà dello statista di superare con la propria azione politica tale contrapposizione è stata la causa oggettiva della sua morte. Tanti gli spunti di riflessione forniti dal relatore sulle questioni che lo statista pugliese Aldo Moro aveva sollevato negli anni della sua vita, dedicata alla politica italiana, sino alla morte, più che mai attuali, che meritano di essere ripercorsi sotto una chiave di lettura del nostro tempo, così oscuro ed afflitto. Le parole più usate da Moro, nei suoi scritti, nei suoi discorsi, sono pace ed Europa. C'è qualcuno capace di dire che in questo momento noi abbiamo bisogno di più pace e più Europa? Ma lui queste cose le ha dette nel 1946. Ecco perché Moro non parlava solo ai suoi contemporanei, ma parlava al mondo e alle generazioni future. Questo è il messaggio di grandezza di un uomo che ha pagato per la sua idea del mondo. È difficile far capire ai ragazzi il concetto di libertà, democrazia, repubblica? Guardi, non è difficile, è facile. Il problema è che abbiamo da un lato la scuola che sta parlando ancora degli egiziani e dei fenici, dall'altro una società che si basa spesso sui social e i social parlano della pasta al forno. Però la
corsa delle scuole a discutere del caso Moro è immensa, come immenso è il diritto che voi delle informazioni avete di trasferire queste notizie. La colpa non è dei giovani, la colpa è degli anziani. Se noi gli diamo Facebook, loro prendono Facebook. Se noi gli diamo il filmato su Moro come oggi, vedrete con quanta attenzione lo seguiranno. Quindi sicuramente un plauso alla scuola che propone tali eventi. Non c'è dubbio. Moro diceva, senza la scuola non c'è futuro. Un progetto fortemente voluto dall'Istituto Alberghiero Mediterraneo di Pulsano, sede associata di Maruggio. Certamente è dal 2020 che abbracciamo questo progetto con convinzione, grazie al Consiglio regionale della Puglia e all'onorevole Gero Grassi, perché i nostri ragazzi, professionisti del futuro nel settore alberghiero e dell'enogastronomia, comunque sono dei cittadini e noi ci teniamo a formare la persona e i cittadini, e quindi siamo contentissimi di aver sempre accolto con calore e convinzione, perché è importante far emergere la verità su un pezzo di storia d'Italia, e quindi è importante per la formazione completa dei nostri alunni.